È arrivato il tubo di ricambio. È praticamente identico all'originale. Ottimo. Questo è quello vecchio. Dobbiamo recuperare questa molletta. Ecco qua. Questo lo buttiamo. Questo lo apriamo. E questo glielo mettiamo qua, così. E adesso lo dobbiamo installare. Sarà durissima. Dobbiamo metterlo lì. E sembrerebbe abbastanza facile. Ora io suppongo che una valvola di questo tipo non abbia nessuna polarità. Ma questo sicuramente va ficcato nella posizione giusta. E questo ando cazzo va? Ma dove cazzo va sto tubo? Ah, va qua sotto, cazzo. È dura. Questo va così. Questo si ficca così. Ok. E l'abbiamo messo. Ora devo solo ficcare questo contatto qui. Ora, nella mia mente malata, essendo corrente alternata, per pilotare un relè, io non ho bisogno di badare alla polarità. E quindi ho messo i fili. Come cazzo si mette sta cosa? Porco! Porco! La pinza lo blocco. Ok. Questo sale, sale. E bene così. E adesso si tratta di ricollegare il tubo all'acqua e vedere se funziona. Ora capite perché gli idraulici si fanno pagare un sacco di soldi, perché è un lavoro da pazzi malati. Io metto di nuovo il cura lavastoviglie della mia minchia, lo metto lì, ficco questo così. A questo punto io accendo e devo resettare il programma e fare partire a questo punto nuovamente Intensive Care e vediamo cosa succede. Ora dovrebbe scaricare, perché la prima cosa che fa è scaricare, ma non c'è acqua, quindi non scarica un cazzo. E dopodiché dovrebbe caricarla l'acqua attivando questa elettrovalvola. Notare l'acqua in terra, perché mi sono rovesciato l'acqua dello schifo. Vediamo se scatta. Sentiamo se ci spara in faccia. Certo, ovviamente adesso la valvola perde. È scattata, quindi sta funzionando. Ma ora sta perdendo la valvola. Perché? Perché si è rotta la valvola. Lei sta perdendo da qui. Ma ditemi voi se non è un bastardo. Però sta caricando d'acqua. Vedete? Ed ecco perché è necessaria quella valvola. Perché purtroppo questa valvola fa tutto sto cazzo in giro. Ed è lì la valvola, è lì. Non è qui. Qui entra direttamente. Non vedo perdite, sembra tutto ok. Ci sono le campane del cazzo e vediamo che cazzo succede adesso. Sembrerebbe partita. Vedo acqua scorrere dal tubo qua.
E sta funzionando. Ora, se non fosse per questa porca di perdita qua, avrei finito. Ma ovviamente non ho finito e non finirò mai, perché adesso devo cambiare anche questa valvola. Porco di... È pazzesco. Porco di... La valvola che fino a ieri, fino a 3 giorni fa, era perfetta. Ora ho ordinato il ricambio. Ho preso il ricambio. È arrivato. L'ho montato. E ora si mette a perdere questa c***a valvola. E voi non capite perché gli idraulici si fanno pagare un sacco di soldi. Io sono 6 giorni che sto combattendo con sti porco tubi, con queste porco valvole. 6 giorni della mia vita. Ho preso questa porco di valvola del porco. Sì, l'ho staccata l'acqua perché cazzo mi esce a pressione, cane. Questo, ovviamente questa valvola non si chiude, ora perderà anche lei. Perché questa porco di valvola non funziona più? E io che cosa gli metterò al suo posto? Questo è il problema, porco. Ecco come puttana farò, userò questa valvolina del cazzo, che è nuova però, e userò questo adattatore per rubinetti, che sono quelli che si mettono nei rubinetti a muro, orientabili. Ma me ne sbatto che sia orientabile. Mi interessa solo che da una parte ficca qui, perfetto, e dall'altra con l'adattatore mi ficca nel tubo qui. Quindi spero di riuscirci qua, è ossidato, quindi non farà contatto, ma io ci provo lo stesso, che cazzo devo fare? Ne ho trovato uno nuovo, bello piatto, quindi qua ci va imbattuta la guarnizione del tubo. Solo che ha la zigrinatura qua, questo è fatto non per il teflon, ma per la stoppa. Che devo fare? Dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Sto stringendo questo adattatore, di cui sinceramente non me ne fotte un cazzo dell'adattamento, dell'orientamento, ma è quello che mi serve, è proprio questo tipo di attacchi. Ora il teflon deve entrare così, quindi devo metterlo così. Metto troppo teflon? Non lo so, scrivetemelo nei commenti, io non sono un idraulico, ma il teflon lo so usare. Ovviamente l'ho messo al contrario, infatti si vede che lo so usare. Lo so usare veramente come un coglione. Porco d***o. Porco d***o. Porco il vero d***o. Porco quello vero. Porco d***o. Quello vero però. Questo si avvita così. Io per quale porco motivo? Ma cane, come si avvita questo porco? Meno male che il teflon lo sapevo usare. Allora, questo si avvita così. Quindi il teflon, per avvitarsi così, deve andare così. Esattamente al contrario di prima. Vediamo se stavolta indovino, eh. Porco d***o! Porco d***o! Ecco. Adesso mi serve la chiave. E mi serve anche questo rubinetto, non mi si spacchi nelle mani. So già che perderà. Perché si sarà rotto qualcos'altro, io lo so. Lo so. È entrato troppo facilmente. Infatti lo svito con le mani. Quindi lo smonto di nuovo. Questo teflon non ha fatto un cazzo.
Si è schiacciato tutto, devo metterne di più. Ecco qua. Un quintale di teflon. Sapete che vi dico? Io lo lascio così. Facciamo una prova un po' per volta. Quindi ora vado ad aprire l'acqua. Schifoso. Ora vediamo cosa succede, questo chiudo qua. Lo vedo già che ovviamente sta perdendo proprio lì. Schifoso. Vediamo se riesco a stringerlo. Ma ovviamente, come vedete, non c'è verso. Sta schizzando acqua, ma io temo che si sia rotto, addirittura è giunto a T. Vediamo se è vero. Vediamo se come credo. Infatti, voi non ci crederete. No, non ci si crede. Guardate che cazzo si è rotto adesso. Il giunto a T. Poi uno dice che non è un porco. Si è spaccato il giunto a T. Ma porco. Niente, devo rifare tutto, logicamente, usando l'ennesimo giunto a T, eccolo qua. Devo rismontare tutto da capo. E questa è la nostra vita. Questa è la nostra bastarda vita, fatta di sangue, lacrime e sudore. Non c'è un cazzo da fare. Non c'è un cazzo da fare, cioè, io che cazzo devo dire? Niente. È spaccato e giunto in metallo. Devo rifare gli altri 60 scalini. Fortunatamente ne ho un bel po'. In solido metallo e si è spaccato. Ma che cazzo devo dirvi di più? Porco. Va bene. Giunto a T. Via dei coglioni. Devo togliere il tubo della lavatrice, lo mettiamo lì. Poi, ora, questo giunto a T come cazzo viene via? Questo viene via con la chiave che deve tenere questo, che non tiene, col porco Teflon, e questo che non tiene. Bastardo, un culo. Il giunto è venuto. Porco. Ora dovrò mettere il teflon, che sarà un braccio nel culo. Questo è il giunto che si è rotto. E ora dovrò svitarlo da qui. Assolutamente è impossibile. Porco è la tenaglia. Qua svitiamo questo. Porco giunto. Si vede proprio dove è spaccato, eh? Cioè, guardate voi. Se non è un porco. Vaffanculo. Vaffanculo. Bastardo. Fine dei giochi. Queste 3T non servono un cazzo perché sono troppo piccole e quindi non entrano né qui né a muro lì. Quindi non posso fare assolutamente un cazzo. Non posso fare un cazzo di merda. Posso solo, forse, ma nemmeno perché è troppo piccolo, attaccarmi qua. Infatti, manco questo posso fare. Posso solo attaccarmi al cazzo.
posso attaccarmi al cazzo e succhiare. Non c'è un cazzo che io possa fare. Quindi se ne parla la prossima settimana, quando andrò dall'idraulico e comprerò 800T e queste le butto immediatamente via, fuori, le butterò fuori o le scaraventerò nella campagna, non lo so, perché queste qua non mi servono un cazzo. Porco. Sono le 7 di sera, ho iniziato il lavoro alle 5, 2 ore, una valvola rotta, un giunto spaccato. Un giunto spaccato mai mi è successo nella vita. Un giunto criccato. E alla fine ho messo una valvola, perché così quando devo fare qualcosa qui posso chiudere. Non ho perdite di alcun tipo. E quindi sto bene, in questo momento io sto bene, perché posso chiudere l'acqua da qui e fare lavori qua. Questo rompe il cazzo, ma me ne sto sbattendo i coglioni. Potrei girarlo dall'altra parte, ma sicuramente andrebbe a sbattere a muro, perché è un porco. E quindi basta, per adesso basta. Faccio fare il ciclo a questa porco di lavatrice, dopodiché la chiudo con le porco di paratie di merda e vaffanculo, perché non ne posso più. E questo è il motivo per cui normalmente la gente chiama gli idraulici, perché tocchi una cosa se ne spacca un'altra, come per le radio antiche, come per i circuiti di una volta. Tocchi una roba e se ne spacca un'altra. E questo vale soprattutto per l'idraulica. L'idraulica è un inferno e gli idraulici si fanno pagare un sacco di soldi per questo motivo, perché la loro vita è bestemmie. E quando vengono a fare un lavoro, non è che cambiano il rubinetto e basta, no, si portano appresso una centrale idroelettrica, una quantità di ricambi che la mia cassetta impallidisce, perché io ho delle cagate. E infatti non mi sono trovato il giunto che mi serviva. Il maledetto bastardo porco giunto. Ah, infatti questi tre li butterò immediatamente nella spazzatura. Vabbè, no, possono essere utili per altre cose. Io conservo le parti idrauliche, anche se alcune probabilmente non sono nemmeno parti idrauliche. Ma non lo so, io adesso ho un macello. Avevo settato tutto per bene. Siccome è tutto schiato, adesso lo faccio così e va a fanculo. Ecco. Vai a fare un culo, tanto non si trova mai un cazzo e quello che mi serve non ce l'ho, quindi va a fanculo. Questa mi sa tanto di valvola per il gas e quindi non potevo usarla. Questo lo metto qua, questa è quella che si è rotta, la manderò a fare in culo. E quindi che dire se non porco di... Comunque sia, il motivo per cui ho iniziato tutto questo è stato risolto. E cioè la lavatrice, la lavastoviglie, io confondo sempre lavatrice con lavastoviglie, questa la chiama lavatrice e quella la chiama lavastoviglie, perché? Perché sono un coglione. Comunque, il nostro scopo iniziale è stato raggiunto, questa porco di lavastoviglie è stata riparata e quindi grazie per aver visto i miei scleri, che non sono finiti perché dovrò montare la valvola T, quindi non lo so se io adesso vi ringrazio, perché può darsi che tra 2-3 giorni io comprerò 8T come troia della m***a. E quindi monterò queste T come troia della m***a. E finirò la mia esistenza montando tubi. Guardate che cagata che stavo facendo, guardate. Guardate che cagata. Io di queste ne compro 8 ne compro. Quindi io adesso qua niente, qua dovrei fare un po' di spazio per cenare stasera. Cenerò col WD-40 come al solito. E perché non c'è un cazzo da fare in questa esistenza maledetta. Quindi vediamo se riesco a mettere un po' in ordine. Vaffanculo.